Siete collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio Bergotto Stadium in Bova Marina. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla semifinale di Coppa Italia, Bergotto Stefanagoni. Le squadre sono già in campo agli ordini del signor Denny De Masi della sezione di Locri. Le formazioni annunciate: Bergotto, Napoli, Barellà, Walter Zirilli, Cartisano, Casile, Andrea Zirilli, Rosato, Ida, Panagia e Cuzzilla. Stefanagoni, Mazzeo, Riniti, Maluccio, Lo Schiavo, Cimato, Pondaco, Arcella, Sarig e Ferraro. Bagnato, è quasi tutto pronto per l'inizio della partita. L'arbitro sta controllando gli ultimi angolini tra virgolette per vedere che tutto sia in regola, e tra qualche istante avrà inizio la partita. Si parte col fioretto, poi si passa alla spada e alla sciabola, se non addirittura la scimitarra di Sandokan. 5 secondi nel primo tempo, sempre 0-0 al Bergotto Stadium di Bova Marina. Attacca la formazione ospite e per poco non passa in vantaggio. C'è stato un mezzo miracolo da parte di Napoli. Manovra ancora la formazione ospite con Pondaco. Buona. Palla in palo laterale, sempre per Pondaco, che è anche il capitano della formazione vibonese. Capitan Barilla, mister Barilla anzi, cerca di mettere in movimento ancora lui in possesso di palla, va al tiro, ci mette una pezza Cimato. Attacca ancora la Bovese, Barilla, apertura sulla destra, non si intendono i due, palla in palo laterale. Un minuto e 30 nel primo tempo al Bergotto Stadium, è sempre 0-0 nella semifinale di Coppa Italia, calcio a 5. Ci mette una pezza questa volta, ma il pallone aveva superato comunque la linea di fondo, a parere dell'arbitro nulla di fatto. Attacca la formazione di casa casacca canarina, errore, va al tiro di mezza punta Cimato, non inquadra lo specchio della porta, palla in fallo oltre la linea di fondo, nulla di fatto. Due minuti e 20 nel primo tempo allo Stadium Bergotto di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. Siamo sulla costa ionica Regina, una trentina di chilometri dal capoluogo. È sempre 0-0, attacca la formazione di casa. Un alleggerimento, quasi un alleggerimento del portiere, aggancia una buona palla Panagia. Bella, si incunia tra i due e poi il tiro in diagonale, una sciabolata che non passa lontano dal montante di destra di Mazzeo. Attacca ora la formazione ospite casacca bianca. Bravo Matteo! Un doppio attacco da parte dello Stefanagoni. Antonio, vai! Bravo Matteo, va bene! C'è qualche... C'è un bombardamento. Fallo! Un'altra parata miracolosa, attacca la formazione ospite.
porta puttana. Si oppone alla grande Napoli. Sono già tre o quattro interventi da campione, la visibilità non è proprio speciale, purtroppo la nostra postazione microfonica non è delle più felici, si fa quel che si può. In possesso di palla Rudy Barilla verso Panagia, pallonetto, la palla è oltre la linea di fondo, nulla di fatto. 4 minuti e 27 secondi nel primo tempo allo Stadium Bergotto di Bova Marina, sempre 0-0 nella semifinale di Coppa Italia Dilettanti tra Bergotto e Stefanaconi. È andato al tiro in diagonale, attacca a tutto spiano, non ci sono timori reverenziali né sudditanze psicologiche. La squadra ospite d'altra parte è una semifinale, vuol dire che le squadre arrivate a questo traguardo dispongono di tutti i numeri tecnici, tattici, agonistici. Qui non c'è modulo tattico 4-4-2 o 4-3-3, perfino 3-5-2. Ognuno attacca come può e come sa, con tiri dalla lunga e media distanza. Attacca ora la formazione bianca, brivido lungo la schiena, ma il tiro di Lo Schiavo ha sfiorato il montante, c'è stata anche una deviazione quanto mai opportuna. Calcio d'angolo, grappolo di uomini in aria, va al tiro ancora Lo Schiavo, si accartoccia letteralmente, si siede sul pallone, l'uomo ragno locale riesce a far sua la palla, ma lo Stefanaconi ha sfiorato ancora una volta la marcatura, lo ha fatto numerose volte in questo scorcio di gara, siamo a 6 e 15. Ora si sgranocchia un gol grande quanto una casa, la formazione di casa. Vai Rodo, vai! Ma come vuoi da fallo che eravamo soli, mannaggia! La visibilità è ridotta al minimo sia perché siamo in una posizione infelice e sia anche perché forza Antonio, forza! Dai! Sette minuti nel primo tempo, sempre 0-0, attacca lo Stefanaconi, fa buona guardia l'esperto Rudy, cerca di lanciare Panagia, approfitta invece il mezzo sinistro, si fa per dire, Cimato, attacca lo Stefanaconi. Dai, dai! Finisce gamba all'aria, tutto regolare per l'arbitro. Si può proseguire con un lancio del portiere e attacca ancora lo Stefanaconi con Pondaco. Si scatafascia in orizzontale e l'uomo ragno locale riesce a passare la palla. Pallone che tocca la rete. Diciamo così nei quartieri alti. Ancora Pondaco, il capitano della formazione vibonese. Il suo tiro è stato contrastato e quindi questa volta il pallone lanciato dai giocatori vibonesi
favorisce il calcio piazzato già battuto, non si intendono i due. Partita molto nervosa perché la posta in palio è altissima, chi vince va in finale ovviamente. L'arbitro decide che debba essere la formazione ospite a battere. Punizione già battuta. Arcella, ben appostato, intercetta l'uomo ragno, c'è un lancio in avanti verso Panagia, ha il problema di girarsi, cede a Barilla, attacca in questo caso la formazione. Occhio, d'astuzia, di forza e di prepotenza, è andato al tiro un missile terraria che però passa lontano dai pali difesi da Mazzeo. Attacca ora la formazione ospite con questa sciabolata in diagonale che sfiora l'incrocio dei pali. Le sostituzioni sono frequenti, basta fare un cenno. Qui le regole del calcio a 11 non valgono, c'è tutta un'altra normativa, anche se alcune... siano uguali e valgano per tutti. Attacca ora il Pannaconi. Non riesce a sfondare, ma è andata vicinissimo alla marcatura la formazione bovese. Si oppone alla grande l'esperienza d'astuzia e di forza Rudy Barilla, esperto giocatore che ha militato nel campionato di Serie B, C1 e C, e oggi allenatore in Serie D del Bergotto. Riparte da capo e anche una scommessa. Attacca la formazione del Pannaconi. 11 minuti e 40 secondi, sempre 0-0. È improprio affermare che il campo sia allentato. Certo, la pioggia ha reso un po' più viscido il pallone. Attacca ora la formazione in superiorità numerica. Rete! Prendi la palla, prendi la palla! Bergotto in vantaggio. Buona, buona. Bravo Antonio, bravo! Vai Toto! Arbitro! Alla prossima! 5-5, lunga! Uomo arriva! No, no, Andrea! Bravo! Andrea! Devi chiudere! Bravo! Antonio, che fai? Tira ancora! È giusto così che l'arbitro! Veloce! Bravo! Il risultato è cambiato dunque al Bergotto Stadium, padrone di casa in vantaggio. Stai zitto. Calma, calma. 1-0 dunque. Vedremo quale sarà la risposta. Intanto c'è un time out. Ecco un'altra differenza rispetto al calcio a 11. Il momento buono per fare il punto
per ricaricare le batterie, riprendere grinta, mordente, smalto, concentrarsi, qualche ritocco tattico e poi si riprenderà. Intanto siamo a 14 minuti e 9 secondi nel corso della prima frazione di gioco al Bergotto Stadium, sempre 1-0 per i padroni di casa per merito di Andrea Zirilli. Qui naturalmente non ascolteremo il silence di Ludwig van Beethoven, l'aria sulla quarta corda di Bach o la serenata di Schubert, ma anzi la 40ª sinfonia di Mozart, il rondò veneziano Odissea, le quattro stagioni di Vivaldi, perfino la Gazza Ladra di Rossini, nel senso che la palla viaggia a velocità supersonica e quindi sì, sarà veramente un match da seguire con la coramina a portata di tasca, pieno di emozioni, brividi e suspense sia su un fronte che sull'altro. Sono rimasti a bocca asciutta, un buco nell'acqua, un pugno di mosca in mano, gli attacchi della Stefano Aconi, che ci ha provato in tutti i modi possibili e immaginabili, ma l'uomo ragno locale ha abbassato la sardinesca e si è andato a pesca di trote sui monti Pallidi. Arriva qualche mortaretto. Bravo Matteo, buona. Va bene, va bene Totò. Ce l'hai a destra, mister, ce l'hai a destra. È bello assistere agli scatti felini. Non condivide questo calcio piazzato Barilla. È già il secondo che fa. L'arbitro è irremovibile sulle sue decisioni. Va al tiro lo schiavo alla ricerca del pertugio, no, opta per il passaggio laterale, penetra un pallone ma fa buona guardia il portiere locale, riesce a sventare la minaccia, si può ripartire. I minuti 17:14, la deviazione di Andrea Zirilli, l'autore del gol, unico che brilla come la stella polare, come un gioiello, un brillante. Attacca ora la formazione locale. Vai, vai. Finta e doppia finta. Vai, vai. Sei rete. Nello slancio. Non ha vinto. È buono. Buona vita, dai, dai. Panagia. Panagia. Vincenzo, hai visto con la testa? Ragioniamo, calma. Come si Totò? Leo, preparati. Antonio, quando vuoi vieni. Leo, è cambiato nuovamente il risultato al Bergotto Stadium di Bova Marina. I padroni di casa conducono ora per 2-0. Al 12° Andrea Zirilli, al 18° Panagia. Ma
lo Stefanagoni sembra in grado di poter rientrare in partita. Non è 2-0, ma non è la mazzata Thunderbolt che ha avuto il premio Nobel nel 1930 per il miglior attore. Cerca di andarsene. Bravo Leo, ancora. Non ti fermare. Ma entra in tackle scivolato, assai applaudito da parte degli ultras e contras assiepati a bordo campo. 19 minuti e 43 secondi nel primo tempo, sempre 2-0. Attacca ora il Pannagoni. Pardon, Stefanagoni. Del presidente Andrea Sgromo, allenato da Giuseppe Piacente. Bravo Andrea, siamo noi. Contrattacca la formazione locale. Tira, tira. Ci mette una pezza in questo caso il portiere ospite, ma il Bergotto è andato vicinissimo al gol numero 3. Barilla conquista una rimessa laterale già battuta, non riesce a tenere il pallone in campo Cartisano. 21 minuti nel primo tempo, sempre 2-0 per i padroni di casa, autori di Zirilli, Andrea e Panagia. Attacca la formazione ospite. Bravo, bravo, Leo, bravo, per poco non riapre il match. Leo, là devi stare, Leo! Con lo schiavo, uno dei più insidiosi. Di che è pronto, Antonio? Un vero tigriglio. Il gatto tigre, protagonista di Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepulveda. Attacca la formazione ospite. L'incornata da parte dello sgusciante, lo schiavo. Insidiosissimo sul settore di sinistra. Leo. E stavolta con il posteriore fa scudo. L'uscita, Leo! Bravo! Bravo. Bene, Leo, va bene! Sì, bello! Ancora Stefanagoni in avanti. Grande parata dell'uomo ragno locale, che nega la gioia del gol che lo avrebbe meritato lo Stefanagoni. Attacca con tutti gli organici, si fa per dire, difensori, centrocampisti e attaccanti la formazione vibonese. Non ha nulla da riproverarsi, ha attaccato a tutto spiano come il toro nell'arena a testa bassa, ma non è riuscito a fare breccia. Signore, questa volta, se non l'arbitro, un giocatore, lo schiavo, cavallarescamente butta tra virgolette il pallone oltre la linea laterale per consentire allo stesso arbitro e quindi al massaggiatore di casa per
soccorrere il giocatore rimasto infortunato, si è già rialzato, si può proseguire. Recupera Andrea. Qui non c'è tempo per nemmeno per respirare. Ancora lui, lo schiavo, avrà fatto 7-8 tiri nella porta e nello specchio, ma fino a questo momento il protagonista dell'incontro assoluto è il portiere di casa, che ha impedito. Vai Tony! Buona roba! Rimessa laterale, non è per i canarini ma per i bianchi, già battuto lo schiavo. Intendeva servire il compagno di linea Ferraro, ci mette una pezza la difesa, palla in palo laterale già battuta, ancora il nuovo entrato con questo missile terra aria che supera tutti con compagni avversari, pure la trasversale, nulla di fatto. 25 minuti nel primo tempo, sempre 2-0. Bella! E riesce, si scatafascia in orizzontale con la punta del piede l'uomo ragno ospite Mazzeo, riesce a impedire il gol numero 3. È giusto. In questo gioco, come tutti sanno, anche 3-4 gol di vantaggio non costituiscono titolo per tirare il remo in barca. Brivido lungo la schiena degli aficionados peones campesinos locali, ma il tiro ha solo fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, nulla di fatto, pericolo scampato. Siamo già al 26esimo minuto. Panagia va al tiro, cercava di sorprendere Mazzeo, lo schiavo a piccoli passi, un tiro che ha sfiorato l'incrocio dei pali, scoccato da Cimato, sembrava superato il portiere, palla che tocca terra, anzi erba non naturale, artificiale, ma non riesce a toccare Cimato, sarebbe stato impossibile pararlo. Non ti carricare! Sì, dammi! Superiorità numerica. Non andare più, fermati là. E c'è l'ennesimo calcio d'angolo. Il tiro al volo scoccato da Ferraro, una bella formazione quella vibonese che sta giocando con gli occhi, col sangue agli occhi, se non con gli occhi strabuzzati fuori dalle orbite, avrebbe meritato sicuramente almeno un gol per la mole di gioco, per le numerosissime occasioni da rete costruite nell'arco di tutto il primo tempo, con tiri anche da distanza ravvicinata al fulmicotone. Tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. 28 minuti, Barilla cerca di andarsene, esce il portiere in tecli scivolato, riesce a mettere il pallone oltre la linea dell'out. Siamo a 28 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Ancora Barilla. Zirilli verso Panagia. Tiro. Rete. Il portiere rovina addosso a Cartisano. Un
una rovinosa uscita che ha guastato la festa, perché ha segnato il terzo gol ma non può gioire la formazione locale, deve pensare a leccarsi le ferite per l'uscita a gamba tesa del portiere, che si è catapultato nel tentativo di intercettare il pallone e ha investito letteralmente Cartisano, l'autore del terzo gol. 29 minuti e 20 secondi nel primo tempo, 3-0 per i padroni di casa nella semifinale di Coppa Italia. Bergotto Stefanagoni in programma al Bergotto Stadium di Bova Marina. Il giocatore viene portato a braccia fuori del campo. L'arbitro fa, non abbiamo visto quanto intende recuperare, va a sincerarsi comunque delle condizioni del giocatore, è rimasto infortunato nella precedente azione che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco, sostituito da un compagno. ...30 minuti e 45 secondi nel primo tempo. Bergotto Stadium 3-0 e non è ancora quella famosa mazzata Thunderbolt, premio Nobel per il miglior attore del 1930. Vedremo ora quale sarà la risposta della formazione ospite, che deve recuperare 3 gol, e non è che in questo primo tempo sia andato in vacanza last minute volo charter per Sharm el Sheikh sul Mar Rosso, Maldive o Seychelles, tsunami permettendo, anzi ce l'ha messa tutta per trovare un pertugio dalle parti di Napoli. Si muove bene nello stretto sua maestà, ci perdoni questo appellativo, Rudy Barilla. Ancora lui, Panagia, perde un attimo giusto, deve intervenire in tecli scivolato, ancora Barilla, cerca di abbracciare uno o due avversari, viene affrontato con successo da Ferraro, che gli soffia il pallone, anzi conquista una rimessa laterale, e potrebbe essere questa forse l'ultima occasione del primo tempo per la formazione ospite, che riesce finalmente ad andare in gol con lo schiavo. Pippo, Pippo, quanto fa? 32 minuti e 50. Che creda alla fine delle ostilità per quanto riguarda il primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul risultato di 3-1. Nulla ha potuto stavolta il portiere locale, protagonista assoluto dell'incontro, rispetto alla sciabolata di Lo Schiavo, che ha fatto carambolare il pallone alla base interna del palo e quindi a schizzare in rete. L'MLM quasi beffardo. 3-1 ha diretto il signor Denny De Masi di Locri,
Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le per il secondo tempo e subito dopo le interviste a bordo campo.